Allora, oggi siamo di nuovo dal nostro commentatore preferito, Giuseppe. Grazie. Siamo sempre al mercato, lo vogliamo dire, siamo sempre al mercato di Ponte Marconi, Viale Marconi. E oggi vogliamo parlare di che cosa? Di primarie. Di un grande evento. Primarie PD che ci saranno di domenica, quindi noi lo buttiamo online il prima possibile, questo tuo commentario. Il passato, cioè il passato presente di domenica e di mercoledì, ha dimostrato che la politica si può fare, che la politica può essere seguita dal cittadino. E si è dimostrato un dibattito, quello che è stato fatto a Rai 1 tra Bersani e Renzi, che è all'americana. E di più di tutto mi è piaciuto Renzi, perché si è presentato proprio come un giovanotto con la camicia bianca che sfonda il video, con le maniche tirate su. Comunicazione eccezionale, io non so chi abbia come comunicatore dietro, ma... Sì, alla Obama, mentre Bersani, il classico vestito da Fantozzi, eccetera. Senti, ma una buttata su questo vestito di Fantozzi, di Bersani, che sembrava marrone, poi invece pare fosse blu. Ma come ha fatto a venire marrone? Ho riconosciuto solamente il colore della cravatta, ma il vestito non si capiva bene comunque. Ma hai notato questo fatto che non guardava mai in faccia a nessuno mentre Renzi bucava il video con gli occhi? Ho notato anche che Renzi conosceva alcuni dei suoi intervistatori a Milano e la presentatrice della Rai, la collega Maggioni, ha salvato Bersani quando poi c'è stato il collegamento alla rovescia. Certo. Ha chiesto alla persona di qualificarsi prima perché Bersani non sapeva i nomi. Comunque io sono sempre per Renzi. È il futuro, anche se non ce la farà, sicuramente non ce la farà a vincere le primarie di domenica. Tu dici che l'establishment... Però lascerà un segno molto importante. Avete visto queste polemiche di questi giorni, i siti internet nati per poter segnalare il tentativo, la volontà di voler... Portare a votare anche chi non è andato chiaro, alla prima tornata. Renzi ha solo questo, cercare di portare gente nuova che possa votare a lui, o se no cercare di convincere i ventoliani a votare a lui, perché è molto difficile. È difficile. Però io sono convinto che questo 9% di differenza si accorcia al 3 al 4%, perché molti hanno un conflitto interiore, perché sono validi tutti e due. Sono persone valide, hanno dimostrato che si può fare politica col fair play, con l'educazione, hanno dimostrato che il confronto diretto è sempre il migliore. Hanno dimostrato anche una voglia della gente di parlare, perché certo, la gente ha seguito molto. Sono andati a votare parecchie persone. Hanno rosicchiato il PD, ha preso due punti, adesso bisogna vedere se li ha presi dagli astenuti o dal PDL, io che nel frattempo si sta sfondando. Vorrei vedere Grillo se viene invitato a una trasmissione per fare un confronto diretto, se ci va. Per me non ci va. Bellissimo sarebbe un confronto Grillo-Renzi. Grillo-Renzi. Per me non ci va, e se Renzi è intelligente o Bersani è intelligente, visto che Grillo ha un certo peso politico, non viderei proprio a fare il confronto diretto. Grillo per principio non ci va e lì si sgonfia. Stai toccando un punto importante, questo è un momento pericolosissimo per il Movimento 5 Stelle. Certo, perché non si sa ancora che razza è, se è un partito, se è un movimento popolare. Non si sa che razza è, non accettano i confronti, non accettano il video. Che cos'è? Non si sa. Allora, io credo che Grillo stia profondamente pensando a quello che sta succedendo in campo del PD. Non c'è un segretario, non c'è un capo, non si sa che per una persona che si è permessa di andare in televisione è stata cacciata. Cioè, questa non è politica. Dicono dittatori agli altri e poi i primi dittatori sono loro. Comunque mercoledì mi è piaciuto tanto. Senti, tanto, una tanto, battuta tanto. Sul PDL a questo punto che si sta sgretolando. È finito. Berlusconi vuole dettare ancora lui le regole, quindi anche se minoritariamente vuole salire di nuovo. Sì, ma le quaglie se ne vanno. Le famose quaglie che dal partito di Fini, La Russa e Gasparri sono andati con il PDL, ora sicuramente
se ne vanno dal PDL e faranno una loro, un loro movimento che non so come si chiama, perché ancora non magari so, con Giorgia Meloni come, iceberg, anche, punta anche dell'iceberg. Anche con Alfano, se sei stancato di fare il cagnolino a Berlusconi, anche con Alfano. E di modo che, ecco, che le famose due cifre che avevano il PDL non ce l'hanno più, si ridurranno a delle piccole cifrette. L'unico partito che potrebbe essere una forza è quello di Casini, che ancora tiene. Nonostante il suo ondivagare. Ancora tiene, Casini ancora tiene. Inspiegabilmente, però. Sì. Però già Renzi ha detto che non fa alleanze con nessuno, che non vuole inciuci. Casini è la riprova che il mondo politico cattolico non ha un'esatta rappresentanza in Parlamento, e quindi si appoggia turandosi il naso forse a Casini. Io penso che sia una mina vagante, dove va la corrente la mina viene trasportata. Ecco perché Renzi non lo vuole, per questa ragione. Bersani è stato possibilista, questo è un tallone d'Achille in realtà di Bersani. Bersani, come ha detto Renzi, ha avuto già le sue opportunità, 2500 giorni al governo, ha fatto parecchie cose importanti, ha disastrato noi commercianti, perché liberando le licenze i commercianti si sono ridotti a, specialmente il piccolo commercio, che era il vanto dell'economia italiana, si è ridotto ad essere annientato dalla grande distribuzione. Ricordiamo il tuo lavoro, insomma, tu sei un macellaio. Io sono un macellaio, difatti io con Bersani ce l'ho proprio per questo motivo, che ha permesso che vengano aperti molti discount, molti supermercati, uno attaccato all'altro, e anche perché adesso, visto che il piccolo commerciante sta scomparendo, la guerra è rimasta fra supermercati. Ci sono, ad esempio, su questa piazza dai 3 ai 5 supermercati, fra supermercati e discount, chiaramente fanno la guerra fra di loro adesso, perché il piccolo commerciante è quasi finito, non c'è più. Per cui anche tra questo poco, senza scordare tutta la parte dei cinesi, che giustamente hanno la possibilità di aprire, esatto, il loro locale, ma insomma fanno come vogliono. Emettono scontrino. Questo grazie a Bersani, per cui un po' ce l'ho con Bersani, ma comunque sia lo stimo perché è una grande persona, ma di fronte a Renzi, cioè, si è visto chiaramente un personaggio in camicia bianca che sfondava il video, giovane, vicino a un fantozzino. Un'ultima battuta, un Renzi che passeggia a Camp David con Obama, tu ce lo vedi? Sì, ce lo vedo, anzi, sarebbe veramente una bella coppia, della serie attenti a quei due. Beh, in positivo, non in negativo. Comunque sono contento, io andrò a votare alle politiche se ci sarà un valido rappresentante del PD, del partito. Tu per lavoro non hai potuto votare la settimana scorsa, questa settimana no. A questo punto ti sarà impedito. Mi è impedito perché non mi posso iscrivere, perché non ho il certificato, come si dice a scuola, il certificato, la giustificazione. La giustificazione. Non ho la giustificazione, posso dire che... Cattivo. Posso dire che è andato a fuoco casa, che mi ha bucato la macchina, che il treno è deragliato, che è morto il mio suocero, ma non ci credo. Per cui non posso andare a votare. Cosa sbagliata. È vero che non si cambiano le regole in corsa. Questo è vero, ha ragione Bersani. Però Bersani sa anche che se vanno a votare anche quelli che non hanno votato, chiaramente darebbero un sostegno a Renzi. Perfetto. Comunque i 9 punti di differenza, per me, secondo le prime previsioni, si diminuiscono ai 4-5 punti a favore di Bersani, chiaramente. Vabbè, chiudiamola qua, dai. Questo peana a Renzi, speriamo che comunque chi vinca. Comunque chi ha vinto, vinca l'Italia alla fine. Ha vinto il popolo italiano, molto retorica, ha vinto la politica pulita, ha vinto il confronto all'americana, cose che non sono state mai fatte. L'ultimo confronto all'americana risale al 2007 o 2008 fra Prodi e Berlusconi. Quello è stato l'ultimo confronto, questa è la politica. La politica si fa così, col fair play, con l'educazione, e far capire alla gente quello che uno vuol fare. Raccogliamola e facciamola davvero. Perfetto. Sarebbe una cosa giusta, e ciò porta alla gente un'altra volta a votare. Perfetto. Io sono convinto. Sarà un'utopia. Ti devo fermare, sei un fiume, ma d'altronde sarà ci sono due persone che aspettano. Ma io sono convinto che se Renzi vince le primarie, l'assenteismo diminuisce, aumentano i votanti.
Beh, questo è un auspicio comunque per tutti. Salutiamo, sì. Giuseppe. Grazie, e torneremo, Alberto, a commentare la settimana prossima questi risultati. Grazie, Alberto, di queste votazioni. Ciao, sempre un piacere. Qua la mano.